Tutti di Napoli, Federico II. Allora, buonasera, noi oggi festeggiamo il compimento di due cose. Una vi verrà mostrata fra poco, appena termino le mie poche parole, ed è un lavoro essenzialmente audiovisivo molto importante. E festeggiamo il libro che vedete sul tavolo. Sono due strumenti molto collegati, sono due, come dire, fattori di comunicazione tutti e due. L'uno è pensato per le biblioteche, per un pubblico di studenti, per un pubblico più ristretto e diciamo comunica soprattutto anche con illustrazioni, con mappe, ma con l'evidenza del logos, di un ragionamento con tanti autori, eccetera. Il film che vedremo invece è qualcosa di molto importante perché al tempo stesso scientificamente studiato nel minimo dettaglio, però in grado di far capire una complessità della Sorrento antica a un po' tutti i visitatori, ed è questo un obiettivo secondo me molto bello, perché c'è sempre un gap, noi lo viviamo molto spesso, tra la necessità che la cultura vada incontro, si faccia capire da tutti e soprattutto un bene culturale, e poi al tempo stesso che però non si banalizzi, non perda i suoi significati nell'adottare un linguaggio più immediato, un linguaggio visivo, eccetera, eccetera. Tutto questo nasce, oggi festeggiamo anche due cose, festeggiamo Sorrento nella sua globalità e l'insieme dei reperti che formano, io direi più che una sezione, un altro museo rispetto al Corriale, che è la sezione archeologica. Da questo il direttore Gaetano Mauro diceva giustamente che il punto a cui siamo arrivati è il frutto di una grande collaborazione. E una grande collaborazione perché quando a un certo punto c'erano i bandi BRIN, la cosa bella, i bandi, scusate, PNNR, la cosa bella di questo lavoro è che nasce tutto nell'ambito del PNNR, di progetti competitivi, c'è stata subito la lucidità del Museo Correale di capire che poteva essere un'opportunità chiedere questi fondi, che erano per l'abolizione delle barriere fisiche e cognitive. Che vuol dire abolizione delle barriere fisiche e cognitive? Quelle fisiche sono quelle che impediscono a chi ha un problema di deambulazione, ma anche a chi è cardiopatico, di fare una salita troppo alta, a una donna in gravidanza, eccetera. Quindi sono barriere, come dire, appunto fisiche. Ma ci sono le barriere cognitive che non sono meno importanti, cioè sono quei muri che a volte l'impenetrabilità del bene culturale, la cattiva comunicazione del bene culturale fa sì che non riesca a, come dire, comunicare a tutti come dovrebbe. Un bene culturale è tale per essere della collettività anche prima della convenzione di Faro. Con lucidità e con la collaborazione della Federico II, che qui rappresento, furono individuati due filoni. Uno, il giardino che si doveva aprire alla fruizione e che al contrario del museo vero e proprio non era, come dire, dovevano essere abolite le barriere fisiche in una maniera intelligente anche per i pochi meno vedenti, non solo perché avesse problemi di deambulazione. Quando lo vedrete, vedrete che è un lavoro molto bello, agisce anche attraverso il profumo delle piante per dare orientamento a chi vede di meno, eccetera. E l'altra era questo straordinario, una sezione archeologica, che era il museo a parte, perché non faceva parte delle collezioni del Corriale, dove che cosa succedeva? Si era trovato, come dice il direttore Gaetano Mauro, un posto straordinario, perché per combinazione il luogo della cantina era anche, come dire, un luogo di archeologia, erano spazi probabilmente di una domus rustica, quindi un dialogo fra contenitore e contenuto. Però che cosa succedeva? Che si andavano a mettere questi reperti che erano di grandissima densità, avevano bisogno di essere spiegati, tanto più se questa densità li metteva tanto valore, tante cose in uno spazio concentrato. Non
non si doveva dare l'impressione al visitatore che fosse, come era per gli 800, una specie di raccolta romantica di frammenti, ma dare le ragioni. Quali erano le ragioni di questi pezzi anche importantissimi? Sono stati ritrovamenti fatti variamente nel tempo, ecco, il dialogo con l'intera Sorrento in vari posti, relativi a varie epoche, relative a varie strutture monumentali. Allora che cosa è pensato? Che insieme a tutta un'altra serie di dispositivi per aiutare tutto il pubblico si potesse raccontare col fascino, con un audiovisivo, quella che era la Sorrento antica, per contestualizzare questi reperti fisicamente importanti, cioè un immateriale, un racconto immateriale che sostanziasse e sostenesse la migliore comprensione del reperto invece materiale. Su questo c'è stata una particolare fortuna, mi permetto di dire, come ogni cosa PNNR il museo l'ha dovuta gestire attraverso bandi, piccole gare, eccetera, eccetera, e devo dire, l'ha vinta una eccellenza a livello nazionale che però è del nostro territorio. L'ha vinta Capua dell'architetto Marco Capasso, che è qui in sala, che è un'azienda campana ma che opera a scala nazionale con la RAI, con la più grande divulgazione della televisione, ma anche con monumenti importanti dappertutto, da Ercolano ad Assisi, anche fuori dei nostri confini nazionali. E quindi il risultato qual è stato? Dopo una serie di lunghe riunioni, qui arrivo al contenuto scientifico, con il dottore Turbo Luca Di Franco, che tra l'altro devo dire, ecco, mi ero dimenticato, devo dire che in questa rapidità della gara c'era la lucidità, come dire, del museo, ma io devo dire che devo fare un ringraziamento che non ho fatto all'epoca a Teresa 54, che era sovrintendente, che capì l'importanza. Erano pochi giorni il bando, quindi mangiava 30 giorni, raccogli le idee, fai i conti economici, eccetera, c'era bisogno di un'approvazione di massimo tipo 3-4 giorni. Si esaminò, capì l'importanza che poteva avere, esaminò e dette questo che era un requisito per approvare il bando. Ebbene, questo video che voi vedete non è un fumetto di Asterix, non è un gioco, ma è il frutto di infinite, come dire, infinite riunioni che sono state fatte di una commissione che comprendeva tra gli altri Luca Di Franco, me e Marco Capasso, per fare che cosa? Per mettere insieme tre cose: la serietà della notizia che si dava, l'efficacia comunicativa, la rapidità della comunicazione. In questo, e tra l'altro è una cosa splendida, perché mette in relazione il museo, questo poi ora sarà proiettata in un posto pieno di fascino, come ha detto il direttore, mette in relazione il museo con l'intera città, restituisce il posto ai reperti e forse fa capire a tutti, anche alle scolaresche, anche allo straniero che non avrà il tempo di leggersi il libro su Sorrento, anche a chi, come dire, ha meno tempo per capire ma vuole capire, crea cioè un visitatore consapevole. Io credo che il risultato sia molto bello e devo dire il merito è scientificamente di Luca Di Franco e dal punto di vista della creatività, della grande esperienza di Capua di Marco Capasso. Credo che lo possiamo mostrare, visto che ne abbiamo parlato. Fabio, mi permetto di parlare un attimo il dottor Turco.